Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid in una situazione che resta sicuramente complicata. La curva dei contagi, dei positivi in Abruzzo fortunatamente non cresce, lo dice ai nostri microfoni l'infettivologo Giustino Parruti che invita a comportamenti adeguati nelle 2 settimane di zona rossa, d'altronde come era già avvenuto durante la zona arancione, stando ai dati. Allora ascoltiamo l'intervista al dottor Parruti realizzata da Paolo Renzetti. Dottor Parruti, da oggi l'Abruzzo è zona rossa, l'emergenza prosegue, però ci sono anche dei numeri positivi, possiamo dire anche in controtendenza, è così? Allora, noi sono almeno 3-4 giorni che, come più a volte detto, abbiamo raggiunto una sorta di stabilità negli accessi dei pazienti con insufficienza respiratoria da Covid in pronto soccorso. E non abbiamo avuto drammatici sovraffollamenti negli ultimi giorni. Questa cosa, è sicuramente già il frutto delle misure che sono state assunte fino adesso e speriamo anche della comprensione da parte dei nostri concittadini della necessità di aderire alle manovre, alle misure di distanziamento e di utilizzo della mascherina. Quello che stiamo cercando inoltre di fare nel nostro ospedale, da ieri abbiamo iniziato una convenzione strutturata, molto ben organizzata, con una struttura privata convenzionata, è quello di decongestionare l'area di degenza Covid in modo da poter riservare posti di intensità assistenziale adeguata ai pazienti che hanno l'esordio dell'insufficienza respiratoria, potendo invece completare la degenza, sempre sotto il nostro diretto controllo, a degenza in un'area meno intensiva che è però comunque perfettamente adeguata. Quindi speriamo che la combinazione delle due cose ci porti a poter stare decisamente meglio nei prossimi giorni. Secondo lei, dottor Parruti, come e quanto potrà servire questa zona rossa fino al prossimo 3 dicembre? Allora, la zona rossa è molto costosa, io l'ho sempre detto, lo sappiamo, quindi deve servire soprattutto per farci ricordare ancora una volta che la prima zona rossa ha funzionato perché abbiamo capito tutti che era un'emergenza e che tutti dovevamo adeguarci a quello che ci veniva richiesto, distanziamento e interruzione dei contagi. Siamo pratici, se noi in questo momento abrogassimo tutti i nostri comportamenti a rischio, in 14 giorni non ci sarebbe più virus vitale nella nostra zona. Quindi la zona rossa può e deve funzionare perché è un aiuto a fare questo, ad aderire ai comportamenti giusti. Numeri quotidiani degli ultimi giorni parlano comunque di un numero di positivi abbastanza alto e anche di un numero di decessi che alcuni giorni cresce. E questo è il momento più difficile anche perché si va, lo abbiamo detto anche in passato, verso l'inverno, verso le temperature più fredde. Certo, la zona rossa ci aiuterà moltissimo a porre le basi per un dicembre decisamente più gestibile, perché in questo momento in Abruzzo abbiamo un numero vicino ai 12.000 positivi noti. Che cosa vuol dire? Che se anche se ne complicasse come decorso l'1 o il 2%, è facile fare i conti di quante persone nei prossimi 10-15 giorni avranno ancora bisogno dei nostri servizi sanitari di intensività adeguata. Per questa ragione, interrompendo adesso, quando a dicembre avremo sicuramente un maggior carico di altre affezioni di tipo respiratorio, potremmo non soccombere a una sommatoria di problematiche veramente delicata. In questo difficile momento di pandemia, nel mirino ci sono i medici di famiglia accusati spesso dai propri pazienti di non rispondere al telefono, di rifiutare le visite a domicilio. Sul ruolo delicato che svolge oggi il medico di base fa chiarezza il dottor Ercole Core, presidente della cooperativa Medici di Medicina Generale di Teramo, Tania Bonici Castelli. Medici di base presi d'assalto dai propri pazienti in questo tempo di pandemia. Su di loro piovono critiche, accuse spesso ingiuste. Ai primi sintomi anche di un qualsiasi leggero malessere, attualmente scatta il panico e si chiama a qualsiasi ora il proprio medico di famiglia. Può succedere che il professionista non possa rispondere in quel preciso momento, ma ricontatterà il paziente successivamente, mentre in caso di sospetto Covid il medico di base non è autorizzato a visite domiciliari.
sanitari. La gestione infatti è di competenza di unità speciali attivate dalle ASL, una situazione complessa e poco chiara ai cittadini. In questi giorni si parla tanto della figura e soprattutto del ruolo che ha il medico di base. Ci sono delle proteste, delle polemiche, ma il medico di base durante questa pandemia Covid cosa deve fare e cosa non può fare? Il medico di base continua a fare il lavoro che ha sempre fatto perché sta in prima linea. Chiaramente chi sta in prima linea poi tutti quanti tendono di sparargli contro perché così succede. Noi siamo in prima linea e affrontiamo questa epidemia, diciamo, con molto sacrificio perché ci impone un diverso rapporto medico-paziente che si instaura soprattutto via telefono, via con i sistemi informatici eccetera, e che ci costringe a lavorare praticamente in modo continuo e costante. Ovviamente nel momento in cui noi sappiamo e quindi dobbiamo seguire dei pazienti che hanno il Covid, dobbiamo cercare prima di tutto di seguirli dentro casa, in continuazione attraverso le consulenze telefoniche eccetera. E poi quando vediamo che si modificano certi parametri dobbiamo attivare le unità speciali di continuità assistenziale che possono andare a casa di questi pazienti completamente bardati e fare una visita medica. Dottor Core, ma per contratto un medico di base deve rispondere al telefono ai propri pazienti? Non esiste la reperibilità telefonica, esiste la disponibilità, quindi diciamo sostanzialmente è una questione molto individuale sotto questo aspetto. La disponibilità chiaramente in questo periodo è praticamente costante, per cui è continua. Ovviamente c'è qualcuno che magari non risponde perché in quel momento o sta facendo un'altra cosa o perché è impegnato, diciamo, su un altro fronte. Io adotto un sistema per cui richiamo continuamente chi mi chiama al telefono se non posso rispondere. Intanto Teramo vive sobriamente il suo primo giorno di lockdown, molte le attività aperte e consentite, il centro non è certo un deserto. Al via a partire da questa mattina i tamponi drive-in della ASL di Chieti dinanzi al Palatricalle, occorre però la richiesta del medico curante. Primo giorno di test tamponi drive-in a Chieti, siamo nei pressi del Palatricalle con il responsabile direttore del 118 di Chieti, Adamo Mancinelli. Questa prima giornata, direttore, come sta andando? Sta andando molto bene, in questo momento non abbiamo un afflusso eccessivo, ma è anche vero che il primo giorno, quindi anche se la stampa ha pubblicizzato tutto, l'azienda ha pubblicizzato tutto, riusciamo a gestirlo ancora con molta tranquillità. Vogliamo spiegare un attimo come si svolge il tampone drive-in, chi ha diritto, chi può venire qui al Palatricalle per poter effettuare questo test? Il medico di base ha sul sistema del PC ha un software che si chiama Smart Test, lì si fa la richiesta, quindi quando c'è necessità, quando il medico di base o il pediatra reputa necessario, fa la richiesta direttamente con questo software e lì ha l'opzione di poter scrivere o domiciliare se si trattano di pazienti che non si possono uscire fuori, oppure direttamente invece può mettere l'opzione drive-in. Con l'opzione drive-in non fa altro che poi al paziente, alla persona, arriva un sms su cui viene indicato direttamente l'orario, il giorno e l'orario per cui andare a fare il tampone direttamente al drive-in, in questo caso quello di Chieti o quello di Ortona o quello di Gissi o eventualmente quello di Atessa. I pazienti devono venire qui con la macchina e con il cellulare dove si dimostra che è arrivato l'SMS con l'appuntamento, nient'altro, poi si avvicinano alla registrazione che noi eseguiamo, oltre questo è finito il loro, devono eseguire solo il tampone ed avere poi la risposta nei tempi, nella tempistica che diciamo non più di oltre i 2 giorni. E con questa seconda ondata del virus il Comune di Pescara ha deciso di riaprire il centro operativo comunale per fornire servizi di supporto ai cittadini. Il servizio
Da lunedì a Pescara è operativo il COC, Centro Operativo Comunale. Assessore Seccia, siete già al lavoro per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, le fasce deboli? Sì, sicuramente abbiamo aperto lunedì, decidendo qualche giorno prima della settimana scorsa di voler aprire, attivando le funzioni, quelle di assistenza alla popolazione, la sanitaria e quant'altro, perché molti sono i dubbi insomma, che si sono creati in seguito al DPCM. Non ci vogliamo sostituire ovviamente a nessuno, però vogliamo dare un punto di riferimento alla cittadinanza di Pescara per non farli sentire soli nell'eventuale necessità. Chiamare il COC sicuramente, che è disponibile allo 085 42 83 400, dove ci sono gli operatori che registrano le chiamate, ma di cercare di limitare le telefonate per le esigenze reali. Lo faccio questo in senso costruttivo, per poter decongestionare chi ha veramente bisogno di interventi, non so, magari riguardano la fornitura di farmaci o altri servizi che possono essere in qualche modo oggetto della protezione civile direttamente al domicilio delle persone. Ci sono operatori sociali che sono in grado di fornire l'assistenza dovuta sicuramente alle fasce deboli, come diceva prima, quindi anziani oppure persone che hanno una scarsa conoscenza di quelle che sono l'informatica, oppure in generale che hanno una cultura più bassa, che non riescono, diciamo, a capire quella che è il punto della situazione di oggi. Da quando abbiamo aperto ad oggi abbiamo avuto 170 chiamate globali, e la maggior parte delle informazioni riguardavano sugli spostamenti. Ricordiamo che è una zona rossa, quindi di limitare al massimo gli spostamenti, di rimanere a casa e uscire solamente con comprovate motivazioni, esigenze lavorative o alimentari, magari fare la spesa e quant'altro. Qualora ci fossero ovviamente delle necessità di fare la spesa e quant'altro, c'è la protezione civile che potrebbe anche in qualche modo soccorrere alimentarmente famiglie che ovviamente hanno necessità di doversi muovere e non potersi muovere in qualche modo. E ora la cronaca. Su sollecitazione del Ministro della Salute Roberto Speranza, i carabinieri del NAS hanno effettuato 232 ispezioni in tutta Italia nelle RSA e nelle case di riposo. 7 le strutture controllate in Abruzzo, e in 2 di queste sono state riscontrate irregolarità. Non sono tutte a norma le residenze per anziani e le case di riposo in Abruzzo, e quanto appurato dai carabinieri del NAS di Pescara, che nell'ultima settimana hanno ispezionato 7 strutture, ovvero 5 RSA e 2 case di riposo a prevalente accoglienza alberghiera. E questo anche al fine di monitorare, in sinergia con le ASL, quei focolai già in atto, dove sono state avviate indagini epidemiologiche e minuziosi accertamenti da parte della polizia giudiziaria. Irregolarità sono state riscontrate in 2 case di riposo, una nell'Aquilano e una nel Pescarese. Nelle 2 strutture infatti non erano stati predisposti i protocolli Covid idonei, mentre le unità mediche delle aziende sanitarie hanno appurato che l'assistenza offerta agli anziani non sarebbe appropriata. Nel complesso, nella nostra regione sono 4 le persone segnalate alle autorità giudiziarie competenti per violazioni penali, 3 quelle segnalate alle autorità sanitarie per violazioni amministrative, ed è stata avanzata anche una proposta di chiusura per una struttura. I controlli dei servizi d'ospitalità e cura delle persone anziane seguono un'esplicita richiesta del Ministro della Salute Roberto Speranza, che nell'ultima settimana ha portato all'esecuzione di 232 ispezioni in tutta Italia presso strutture sanitarie e socioassistenziali, quali residenze sanitarie assistite di lungo degenza, case di riposo o comunità alloggio, con la finalità di accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione all'epidemia e nel contempo individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi assistenziali e di mancato possesso dei titoli abilitativi professionali da parte degli operatori. In 37 strutture della penisola sono state riscontrate irregolarità, contestando complessivamente 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative, deferendo all'autorità giudiziaria 11 persone, segnalandone ulteriori 42. In particolare, gli esiti hanno evidenziato 24 violazioni in materia di misure di prevenzione alla diffusione del Covid, ovvero il 40% di tutte le irregolarità riscontrate, riconducibili all'assenza di piani preventivi anti-Covid, e 9 episodi alla loro mancata attuazione, come l'individuazione di percorsi e aree dedicati, le modalità di gestione dei casi e di comunicazione all'autorità sanitaria, la programmazione delle fasi di pulizia e sanificazione, le prescrizioni per l'accesso dei visitatori
lavoratori in condizioni di sicurezza. In misura minore, inoltre, sono state rilevate anche infrazioni relative al possesso e all'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori, sia assistenziali che impiegati in altre mansioni, nonché relative alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alla presenza di igienizzanti e disinfettanti. Le verifiche hanno evidenziato anche 35 irregolarità inerenti al livello di assistenza fornita agli ospiti e all'adeguatezza strutturale dei locali, individuando operatori privi della necessaria qualifica professionale e riscontrando la presenza di un numero superiore di anziani rispetto al limite previsto e carenze igieniche nella preparazione dei pasti. In 4 situazioni sono emerse criticità particolarmente gravi, tali da richiedere un immediato provvedimento di sospensione dell'attività assistenziale. Forze dell'ordine impegnate anche nella lotta all'evasione, 2 persone denunciate e sequestro di 700.000 euro. Questi i numeri di un'operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara che hanno eseguito il sequestro nei confronti di una società pescarese operante nel settore del commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli. Il sequestro preventivo delle somme è stato disposto dall'autorità giudiziaria di Pescara in seguito alle risultanze di un'attività di verifica fiscale svolta dai militari nei confronti della società, che ha portato alla constatazione complessiva di elementi positivi di reddito non dichiarati per circa 3 milioni di euro e di componenti positivi di reddito non contabilizzati di circa 1,4 milioni di euro. Al termine delle attività di verifica fiscale, i 2 rappresentanti legali che si sono avvicendati nelle 5 annualità controllate sono stati denunciati per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, in quanto al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA relativamente a più periodi di imposta, per alcune annualità non sono state presentate le prescritte dichiarazioni annuali. E per una, malgrado la regolarità formale della dichiarazione, è stata omessa l'indicazione di importanti componenti positivi di reddito. Complessivamente le imposte tributarie evase al fisco ammontano ad oltre 700.000 euro. Cambiamo ora argomento. Si è tenuto questa mattina a Pescara, presso la sede del Consiglio regionale, un incontro sulla difesa della costa a Montesilvano, stanziati 10 milioni di euro. Vediamo il servizio. Questa mattina in Consiglio regionale a Pescara si è tenuto un importante incontro per parlare della difesa della costa, soprattutto nella zona di Montesilvano. Assessore Aliano, cosa è venuto fuori? È venuto fuori un dialogo assolutamente propositivo, costruttivo, nel quale i balneatori e le categorie che li rappresentano hanno scambiato flussi di informazione e concertato linee strategiche per il futuro. Ci sono 10 milioni di euro almeno nel piano di difesa della costa regionale per il comune di Montesilvano, stiamo decidendo la migliore soluzione, la migliore progettualità per impiegarli. Devo dire che la Regione in questo è stata presente con l'assessore Campitelli, il Presidente del Consiglio Sospiri, ma lo stesso Presidente Marsiglio, devo dire, e ha progettato in questo senso per poter reperire proprio le risorse finanziarie utili, finalmente, di destinare alla città di Montesilvano 10 milioni di euro in luogo di purtroppo situazioni pregresse che non hanno consentito alla città di potersi munire di una difesa della costa adeguata. Questa mattina c'è stato un approfondimento sulla città di Montesilvano, in quanto essa è prevista all'interno di un piano generale della difesa della costa, cosiddetta Ancora, e dove gli operatori portatori di interessi hanno sollecitato che ci sia attenzione per la parte nord, specificamente per la zona di via Marinelli al confine col fiume Saline, che è la zona dove ci sono grandi alberghi, dove il PIL del turismo non solo pescarese ma anche abruzzese, parliamo di un'area dove fa circa 600.000 presenze prima del Covid. Allora in questo contesto si è chiesto al Presidente Sospiri insieme all'assessore Aliano di affrontare il tema con attenzione profonda, perché lì è un'entità, stiamo parlando di Montesilvano, una città di circa 60.000 abitanti. Ancora polemiche riguardo la discarica in contrada Valle Cupa a Colonnella. I cattivi odori si sentirebbero sia in Abruzzo che nelle vicine Marche e il PD ha presentato un'interrogazione consiliare.
La discarica di Valle Cupa continua a impuzzonire la Val Vibrata. Il tanfo è percepito dai cittadini di Colonnella, Controguerra e Martinsicuro. Per questo il Partito Democratico ha presentato l'ennesima interrogazione al presidente della Giunta regionale Marsilio e all'assessore competente Campitelli. Basta bugie, tuona il vice capogruppo del PD Dino Pepe. Avete tradito i cittadini. Attraverso le nostre interrogazioni consigliari in Regione Marche e in Regione Abruzzo avevamo chiesto ai nostri rispettivi assessori all'ambiente quando la vicenda dei cattivi odori di Colonnella sarebbero terminati. Abbiamo atteso invano purtroppo l'ulteriore scadenza del 31 ottobre e siamo all'11 novembre e i cattivi odori ancora continuano ad offendere i cittadini, le imprese, i lavoratori, i sindaci di quel territorio. Anche i sindaci sono scesi in campo per tutelare le proprie comunità. L'assessore Campitelli insieme ai colleghi di maggioranza Di Matteo e D'Annunzio sono venuti in Val Vibrata per promettere che entro il 31 ottobre il dramma sarebbe finalmente terminato. Purtroppo non è così. I cittadini sono stati buggerati e sono stati traditi ancora una volta da questa giunta regionale. Per questa ragione ho presentato un'ulteriore interpellanza per sapere quando e come finiranno i cattivi odori a Valle Cupa di Colonnella. E ora la Serie B, partiamo dal calcio di Serie B in casa Pescara. Da valutare la situazione di Memusciai, si attendono sviluppi sulla gestione del suo rientro dalla nazionale dopo la positività al Covid riscontrata al compagno di squadra Isai. L'Albania scenderà in campo alle 16 contro la Bielorussia in un match decisivo per la promozione in Lega B di Nation League. I biancazzurri intanto continuano a preparare la trasferta di Ferrara di sabato prossimo. Oggi doppia seduta di allenamento. Al termine della prima abbiamo avvicinato l'attaccante Cristian Galano. Ascoltiamolo. Cristian, si avvicina a questa partita con la SPAL, bisogna dare però continuità a quanto fatto vedere col Cittadella. Assolutamente sì, abbiamo fatto una grandissima partita con il Cittadella, ora questa vittoria ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi e andiamo a Ferrara per continuare così su questa strada, perché altrimenti non abbiamo fatto niente, quindi io mi auguro di fare una grandissima prestazione come quella contro il Cittadella. È il momento anche di riprendersi il posto da titolare? Bah, io ogni allenamento do il massimo, poi il mister sarà a decidere se farmi giocare oppure no. Io quello che posso fare è dare il 100%, poi deciderà il mister. Sullo scherzo che c'è stato, abbiamo sentito la campana, diciamo così, del mister, ora abbiamo anche l'opportunità di sentire te. Ecco, è stato tutto risolto. Nella nostra trasmissione l'altra sera il mister ha detto Galano, probabilmente è colpa mia se non ha reso da un punto di vista tecnico, perché non lo faccio accendere con la posizione in campo. Da parte sua però, a livello di determinazione e agonismo, bisogna diciamo pretendere di più. Qual è la tua versione? Bah, il mister magari, ora stiamo facendo un modulo nuovo che magari io non ho mai fatto, quindi cerco sempre di fare quello che mi dice il mister, poi a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però io penso che non è vero, penso che il mio atteggiamento è sempre ottimo, penso che ogni allenamento gioca sempre il massimo, poi magari deciderà il mister se farmi giocare oppure no. Io cercherò sempre di dare il massimo fino a quando starò qua, poi sarà lui a decidere. Tutto risolto col mister? No, assolutamente sì, assolutamente nessun problema con il mister. Ti trovi Pasquale Marino, che ricordi hai di lui? Beh, il mister è una grandissima persona e un grandissimo allenatore. Sono stato benissimo con lui a Vicenza, ora me lo ritrovo come avversario e spero di fargli un dispetto, dai. A Ferrara per riprendere quella marcia interrotta col Cittadella, ma soprattutto per iniziare a scalare la classifica. Ma assolutamente, assolutamente. Noi siamo una squadra che purtroppo all'inizio abbiamo avuto dei problemi perché, come ho detto prima, tre infortuni, poi moduli nuovi che comunque dobbiamo ancora capire. Ora spero che questa vittoria qua ci dà un grandissimo morale e, come ho detto prima, andiamo a Ferrara già spero che la partita con Cittadella possa darci una spinta in più e scalare questa classifica, perché non siamo da quel posto in classifica, ecco, perché comunque la squadra è un'ottima squadra, ripeto,
ora con, abbiamo senza punte, comunque era difficile, ora abbiamo Asensio, Seter, mi dispiace che sia infortunato, ora c'è Asensio che ci può dare una grossa mano, quindi speriamo di fare un grande campionato da ora in poi. Quanto ti manca il primo gol in questa stagione? Beh, assolutamente tanto, lo ammetto, però come detto prima è normale, ho avuto delle difficoltà a livello magari tattico, però spero di sbloccarmi più presto possibile e di iniziare a regalare soddisfazioni a questa gente, a questa piazza, a questa società. E adesso la Serie C, alle 18:30 allo stadio Bonolis, il match di recupero della terza giornata tra Teramo e Foggia. Per il Diavolo c'è l'opportunità, con una vittoria, di portarsi a 4 punti dalla capolista ternana in vista del big match del Liberati di domenica prossima. Nel Teramo è indisponibile Lasic, mentre non sono stati convocati Berligea e Minelli. Ieri il tecnico Massimo Paci ha dichiarato di fare 2 o 3 cambi rispetto alla gara col Catania. In attacco dovrebbero così rivedersi dal primo minuto Pinzauti e Bombaggi al posto di Bunino e Mungo. In difesa dovrebbe toccare di nuovo Aiotti al posto di Soprano, che è da poco rientrato da un lungo stop dopo le difficoltà iniziali. Ora il Foggia sta attraversando un buon momento, 10 punti nelle ultime 4 partite con la prestigiosa vittoria sul Bari di 10 giorni fa. Il tecnico Marco Marchionni si affiderà al 3-5-2 con Curcio ed Andrea in attacco, l'ex lancianese Rocca in mediana e l'esperto Del Prete nel trio di difensori centrali. Sarà un match difficile, ha dichiarato Marchionni sul sito ufficiale del Foggia Calcio. Il Teramo è una squadra compatta, in forma e che gioca bene a calcio. Schiererò chi mi darà le giuste garanzie. L'arbitro del match sarà Garofalo di Torre del Greco. Per il commento post gara e per ascoltare le dichiarazioni a caldo dei protagonisti, l'appuntamento è su TV6 questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. E adesso la Serie D, se non ci saranno contrattempi legati al Covid. Notaresco Aprilia sarà uno dei recuperi programmati per domenica prossima. Il tecnico rossoblu Epifani parla della necessità di avere un protocollo anche in Serie D e di come la squadra si sta preparando al ritorno in campo. Se non fanno i protocolli diventa difficile, perché ogni settimana c'è qualcosa, c'è un positivo per squadra. Stiamo vivendo un momento molto difficile della nostra vita e credo che è sotto gli occhi di tutti, però per l'impegno che si ha in Serie D, io l'avvicino molto alla Serie C per l'impegno sia economico societario che sia per i giocatori, per gli allenamenti che si fanno, dovremmo fare gli stessi protocolli che fanno la C per cercare di dare una continuità al campionato. Bisogna avere una mano dalla Lega Nazionale di tanti, si fanno già tanti sacrifici per allestire una squadra, si spendono dei soldi e credo che non si può fermare per dei protocolli, sempre avendo degli aiuti esterni, perché secondo me sono fondamentali per la società. Sappiamo che ci sta dei protocolli che la Lega Nazionale sta varando, speriamo che al più presto vengano fuori, perché se no andiamo incontro a rinvii tutte le settimane e quindi il campionato verrà falsato, perché noi dobbiamo recuperare una partita, il campo basso deve recuperare partite, poi sono squadre che devono recuperare 2 o 3 partite, diventa un campionato arreganatese, quindi diventa un campionato troppo falsato. Poi c'è il pericolo di magari di giocare tante partite ravvicinate, poi quando speriamo questa pandemia maledetta va via, ripartire non sarà semplice per nessuno, perché poi questa sosta forzata, anche se ci siamo allenati sempre, la cosa più difficile è tenere alta l'attenzione. La squadra stava facendo delle grandi cose, stava benissimo e mi auguro che con gli allenamenti che abbiamo fatto riusciamo a ripartire nella stessa maniera, quindi ci auguriamo di ripartire bene. Per quanto riguarda l'Aprilia, l'ho guardata, incontriamo una squadra che secondo me non è una squadra da ultimo posto, perché ha giocatori importanti, quindi troveremo una squadra forte, che come ce ne sono tante in questo campionato di Serie D di quest'anno, perché credo che sia molto livellato in alto, e quindi domenica dovremmo ripartire forti sperando di giocare e troveremo davanti sicuramente una squadra forte.
E questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi sono su YouTube e su tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19 con la seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.